Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione straordinaria del TG6. Torniamo in diretta per raccontarvi ciò che sta accadendo a Teramo, dove si sta svolgendo in prefettura una riunione per fare il punto sull'allerta coronavirus. Vi ricordo, c'è un caso in Abruzzo, un uomo arrivato assieme alla sua famiglia dalla Brianza, da Brugherio. Arrivato in una casa a Roseto degli Abruzzi, forse in villeggiatura oppure per sfuggire insomma dalle zone più colpite dal coronavirus. Sta di fatto che questo cinquantenne, arrivato venerdì scorso, ha poi accusato dei sintomi influenzali, è stato ricoverato al Mazzini di Teramo, il primo tampone è risultato positivo, la notizia si è diffusa questa mattina. Noi adesso andiamo in diretta da Teramo, in prefettura c'è per noi Paolo Renzetti che continua a seguire il caso assieme al tecnico Roberto Pulimanti, che ringrazio per questa lunga giornata di lavoro. Allora, Paolo, quali sono le novità? Sì, buonasera, buonasera dalla prefettura di Teramo. La riunione prosegue proprio alle nostre spalle. È iniziata poco dopo le 16, Alfredo, con i vertici della regione, eccezion fatta per il presidente Marco Marsiglio, che è di ritorno da Bruxelles. C'è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, che sta presiedendo questa riunione, a cui stanno partecipando 47 sindaci dei comuni del Teramano. C'è anche il prefetto, ovviamente prefetto di Teramo Graziella Patrizi, il direttore generale facente funzione della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, e poi c'è, per quanto concerne ancora la regione Abruzzo, l'assessore all'edilizia scolastica Piero Fioretti. Ci sono i vertici delle forze dell'ordine e i vertici della protezione civile regionale. Si sta facendo il punto della situazione alla luce, come dicevi giustamente tu, da studio, dopo che questa mattina è stato ufficializzato il primo caso di positività al coronavirus di questo cinquantenne arrivato nei giorni scorsi dalla Brianza in Abruzzo, precisamente a Roseto degli Abruzzi, dove questa mattina, come abbiamo anche detto più volte nelle edizioni precedenti e anche nel corso della rassegna stampa, mattino 6 di questa mattina a Roseto le scuole sono rimaste chiuse, come sono rimaste chiuse ad Atri. Si sta facendo il punto della situazione in attesa però di avere i risultati delle controanalisi, se così le possiamo definire, il secondo tampone su quest'uomo di 50 anni, risultati che dovrebbero arrivare, anzi che arriveranno sicuramente in serata, perché solo in questo caso, in caso di positività, è chiaro che poi le cose cambierebbero. La riunione che si sta tenendo dalle 16, dalle 16:10 per la precisione, qui in prefettura a Teramo, deve anche ovviamente dare delle risposte per quanto concerne la giornata di domani sulla regolare apertura o meno delle scuole in alcuni comuni del Teramano. Come dicevamo, Alfredo, questa mattina scuole chiuse a Roseto degli Abruzzi e ad Atri, scuole aperte negli altri comuni, fra cui Teramo. È chiaro che bisognerà capire e vedere come comportarsi, seguendo ovviamente le direttive e il protocollo nazionale. C'è anche il sindaco D'Alberto, che sta presiedendo la riunione assieme al prefetto, all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri e al direttore generale dell'ASL Di Giosia, proprio come rappresentante dell'ANCI, come presidente regionale dell'ANCI, per portare una voce univoca da parte di tutti i sindaci, perché c'è preoccupazione non tanto nei primi cittadini quanto nei genitori dei ragazzi che domani dovrebbero accompagnare e far andare i figli a scuola. Ovviamente questo caso positivo, se confermato nei prossimi minuti, nelle prossime ore, di coronavirus ha ovviamente allarmato la cittadinanza, la popolazione soprattutto di Roseto degli Abruzzi, ma anche di Teramo, un po' di tutto il Teramano, e dunque si attendono delle risposte ufficiali che arriveranno al termine di questa riunione che si sta tenendo nella sala qui della prefettura, al terzo piano della prefettura di Teramo, da quasi 2 ore. E possiamo dare Paolo. una notizia, però una notizia sicuramente sì, Fredo. Sì, prosegui, finisci, scusami.
Sì, una notizia che ci è stata data poco fa dal dirigente, la dottoressa Mattucci, della ASL di Teramo, perché la notizia positiva riguarda proprio il cinquantenne che si trova ricoverato nel reparto infettivi in isolamento dell'ospedale Mazzini di Teramo, che nella giornata di oggi non ha accusato sintomi febbrili. Questa è già una importante notizia, un'importante risposta, perché le condizioni dell'uomo sono giudicate sicuramente buone. Ecco Paolo, a proposito, io vorrei ricordare i dati che abbiamo già dato nel corso dell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, che riguardano proprio questa emergenza coronavirus. Sono 12 con l'ingresso dell'Abruzzo le regioni in cui si registrano dei contagiati da coronavirus. In Lombardia sono 305 i casi di positività, in Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, nel Lazio, in Sicilia e nelle Marche 3, in Toscana e Campania e Piemonte 2, in Trentino Alto Adige e nella nostra regione, come detto, un caso che tra l'altro deve essere ancora confermato in maniera definitiva dopo che saranno disponibili i dati delle controanalisi dello Spallanzani di Roma. 474 persone sono in assistenza, ha detto la protezione civile, 278 in isolamento domiciliare, 159 i ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva. Dunque questi sono i numeri, a cui si aggiungono le 42 persone che sono risultate positive e che sono per fortuna guarite da questa malattia, rispetto ai 528 contagiati complessivi. Dunque sintomo anche questo del fatto che se si è in buone condizioni di salute, non si hanno altre patologie, l'infezione da coronavirus può essere efficacemente combattuta con i farmaci a disposizione. Torniamo da Paolo Renzetti, che è un ospite. Paolo. Sì, grazie. Prendiamo la linea sempre in diretta qui dalla prefettura di Teramo con il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, appena uscito dalla riunione, riunione che non è ancora finita. Sindaco, ci può anticipare qualcosa ovviamente per quello che può dirci? Riunione ancora in corso, ci sono opinioni discordanti per le prime valutazioni, naturalmente ci sono i sindaci della parte costiera, Roseto e Pineto, dove c'è stato il primo caso accertato di coronavirus, almeno per la prima analisi. Attendiamo ancora la seconda, lo Spallanzani, che sono un po' più attendisti e vorrebbero avere qualche precauzione in più, cioè aspettare per mantenere questa ordinanza fino a lunedì. Qualcun altro ha ipotizzato di non allarmare troppo i cittadini, ma come è giusto che sia, perché un caso è talmente poco da un punto di vista statistico, quindi attenderemo un'altra mezz'ora di riunione per qualche altro intervento per sapere come intenderà la regione intervenire su questa emergenza. Quindi non c'è, diciamo, una voce comune per quanto riguarda la chiusura o meno delle scuole domani? No, non credo che le scuole siano a rischio per domani, non c'è una voce comune, perché sembra un intervento troppo restrittivo, almeno in questa fase dove c'è un solo caso in tutta la regione Abruzzo, quindi un caso su 1.200.000 abitanti. Quindi possiamo dire, anche se non ufficialmente, che domani le scuole dovrebbero essere regolarmente aperte nel Teramano? Dovrebbero, ad eccezione di Roseto e Atri, naturalmente. Perfetto, ad eccezione di Roseto e Atri, grazie al sindaco di Valle Castellana, grazie. Dunque ringraziamo per questo contributo in diretta proprio Alfredo, il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, che è uscito per qualche minuto dalla riunione. Come abbiamo potuto ascoltare, dovrebbero essere domani dunque aperte le scuole in Abruzzo, in tutto il Teramano, eccezione fatta per Roseto degli Abruzzo ed Atri. Questa almeno la, diciamo, la notizia che ci è stata riferita dal sindaco, che è filtrata dalla riunione, che come abbiamo ascoltato dovrebbe durare ancora almeno mezz'ora, Alfredo. Ecco, nel frattempo Paolo, grazie ai colleghi dell'agenzia Dire e in particolar modo alla collega Alessandra Farias, che a Pescara ha avvicinato l'infettivologo Giustino Parruti, che poi è a capo della task force che si sta occupando del coronavirus nella nostra regione, possiamo andare ad ascoltare le sue parole che abbiamo prelevato dalla pagina Facebook dell'agenzia Dire, così diciamo diamo anche degli elementi in più da parte di un esperto. Sentiamo. Ovviamente adesso viene avviata una fase di osservazione e screening di tutti quanti i contatti, e quindi alla fine di questa fase, ovviamente dopo la eventuale conferma del test positivo da parte dello Spallanzani, potremmo avere, diciamo, la prima misura dell'estensione di questa
metastasi lombarda che si va aprendo anche qui in Abruzzo, che comunque ci tengo a sottolineare, per fortuna sembra rimanere tale, nel senso si tratta ancora una volta di una delle tante persone che in questo periodo stiamo sottoponendo a screening, avendo avuto contatti col focolaio dell'area rossa lombarda, e che quindi come tale diciamo non ci pone come dire, il drammatico pensiero della presenza di un focolaio locale. I tamponi sono stati eseguiti anche sulla moglie e i figli dell'uomo? Ovviamente nel corso della giornata verrà perfezionata tutta questa attività, così come altri tamponi sono in corso attualmente anche a Pescara su altri pazienti che sono in corso di osservazione e di valutazione. Questi sono i giorni più importanti per certi versi, perché dall'esodo, no, dello scorso fine settimana di parecchie persone che hanno lasciato l'area rossa e si sono avvicinate al nostro territorio, adesso stiamo arrivando alla fine di massima, come dire, criticità nell'incubazione, quindi questi giorni ci chiariranno qual è l'entità. Ecco, queste le parole di Giustino Parruti. Paolo, prima di tornare da te, una notizia appena battuta dall'ANSA. I ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano, stiamo leggendo proprio dal lancio di agenzia, hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus. Lo ha annunciato all'agenzia ANSA appunto il professor Massimo Galli, che è il direttore dell'Istituto di Scienze Biomediche, che ha illustrato i risultati del lavoro di ricerca che sta procedendo. Questo è molto importante, insomma, perché la ricerca deve dare delle risposte in tempi rapidi per contenere l'epidemia e per cercare una soluzione. Fanno parte della squadra le ricercatrici Alessia Loi, Annalisa Bernia, Arianna Gabrieli, che sono delle ricercatrici precarie purtroppo, insieme al collega polacco Talowski e al professor Guglielmo Zender. Questo dunque scrive l'ANSA, veramente agenzia appena battuta. Paolo, ti do un altro elemento che riguarda purtroppo un comunicato che arriva proprio dalla prefettura dove ti trovi tu e che parla di tentativi di truffe agli anziani per tamponi e test accertamenti sanitari gratuiti a domicilio. Dunque invitiamo anche la popolazione a non fidarsi delle persone che arrivano a casa, questo scrive anche la prefettura, che in queste ore, approfittando anche dell'allarme, dell'allerta, cercano di spacciarsi per personale medico e paramedico. Tutto va segnalato tempestivamente alle forze dell'ordine, 112 e 113, dunque polizia e carabinieri, per segnalare i tentativi di intrusione. Occhio alle fake news, continua la prefettura, ricordando che il numero di pubblica utilità è il 1500. Questo per quanto riguarda il coronavirus. Prima di tornare da Paolo Renzetti vi do anche un'ultima ora che riguarda invece purtroppo la cronaca nera. Due anziani coniugi di 89 e 92 anni sono stati trovati senza vita nella loro casa di Via del Monte a Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila. La causa del decesso sembrerebbe essere stata una perdita di monossido di carbonio sprigionato da una stufa che avevano acceso per scaldare l'ambiente. Purtroppo in questa giornata, insomma, non facile per la nostra regione, arrivano anche queste cattive notizie. Torno da te Paolo per sapere se ci sono delle novità. Beh, guarda, è uscito un attimo il sindaco di Basciano qualche secondo fa, non si è fermato qui con i giornalisti, però l'orientamento è quello di non chiudere le scuole, dunque scuole che domani, ripetiamo, eccezion fatta probabilmente, ma non ne abbiamo ancora l'ufficialità, eccezion fatta per Roseto degli Abruzzi ed Atri, le scuole negli altri comuni della provincia di Teramo, ovviamente anche nel capoluogo, dovrebbero essere regolarmente aperte. Di questo che si sta discutendo proprio in questi minuti alle nostre spalle in questa riunione che ormai dura da oltre due ore. Tra l'altro l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri dovrà forse abbandonare questo incontro con qualche minuto di anticipo per recarsi a Pescara, dove è in programma presso la sede della regione un'altra riunione proprio per fare il punto della situazione nell'ambito della task force
che la Regione Abruzzo ha messo in campo proprio per questa emergenza coronavirus. Ovviamente noi attendiamo soprattutto l'uscita dell'assessore regionale Nicoletta Veri per ascoltare dalle sue parole quello che è emerso in questa riunione, in questo incontro che, come detto, vede la partecipazione in pratica di tutti i sindaci della provincia di Teramo, ma ripetiamo, beneficio dei nostri telespettatori, che al momento ci sono notizie che parlano di una possibile chiusura domani delle scuole, eccezione fatta per Roseto degli Abruzzi ed Atri, dove la situazione è diversa e dunque deve essere valutata in maniera diversa proprio dagli altri comuni del Teramano. Paolo, la decisione del sindaco di Atri è arrivata in conseguenza della decisione del sindaco di Roseto, perché ci sono dei ragazzi che frequentano le scuole di Atri che arrivano da Roseto e viceversa, e dunque per evitare il contatto tra queste persone e per cercare di avere estrema cautela rispetto a questa allerta, è stata presa questa decisione che presumibilmente, come ci hai detto tu, riguarderà solo questi due comuni. Tra l'altro, Paolo, non so se l'hai detto, se mi sono distratto io un attimo perché controllo costantemente le agenzie e il mio telefono per avere aggiornamenti, non so se hai detto che probabilmente le controanalisi dovrebbero arrivare attorno alle ore 20, è così? Sì, diciamo che i risultati delle analisi sono attesi, Alfredo, fra le 20 e le 21, così ci è stato detto da un funzionario della prefettura e anche da un paio di sindaci che sono usciti qualche minuto fa, dunque bisognerà ancora attendere per quanto concerne i risultati di questo secondo tampone, i risultati che arriveranno dallo Spallanzani di Roma, e dunque una volta avuta l'ufficialità della positività o meno, della negatività, sarebbe questa un'altra notizia, è chiaro che ci si muoverà di conseguenza. Tra l'altro pochi istanti fa ha fatto capolino un attimo nel corridoio qui della prefettura, del terzo piano della prefettura di Teramo, il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo, che avevamo ascoltato anche in mattinata, intervista che avevamo proposto nel corso della nostra prima edizione del telegiornale. Vedremo se in questi minuti sarà possibile, Alfredo, portare proprio al nostro microfono il primo cittadino di Roseto per capire soprattutto se domani a Roseto le scuole saranno ancora chiuse oppure no. Ecco Paolo, facciamo vedere una fotografia che ci ha mandato il nostro Claudio Di Giacomo, che riguarda delle tensostrutture che sono state montate all'esterno dell'ospedale Mazzini. Eccola qui la fotografia che testimonia proprio questo punto di pronto intervento che dovrebbe servire a un eventuale prefiltraggio delle persone da mandare poi nel pronto soccorso. Una delle tematiche è l'appello che hanno fatto più volte le autorità sanitarie a non recarsi al pronto soccorso nel caso in cui ci siano dei sintomi, ma di contattare prima di andare al pronto soccorso le autorità sanitarie. I numeri che trovate sui social, su internet e sono stati diffusi anche dai mezzi di comunicazione. Dunque queste tende, che probabilmente verranno montate anche a Pescara, dovrebbero servire proprio a una sorta di prefiltraggio all'ingresso dell'ospedale. Raccomandazione che ripetiamo: chiamate prima di muovervi, perché altrimenti create dei disagi anche nel pronto soccorso. Al momento non c'è un allarme così forte nella nostra regione, anche se la notizia di questa mattina ha preoccupato ovviamente tutti. La situazione è sotto controllo, lo hanno ripetuto più volte tutte le autorità che abbiamo sentito e che abbiamo interpellato, i medici che abbiamo sentito, però insomma è sempre bene ricordare queste regole basilari per evitare di intralciare il lavoro delicatissimo e importantissimo dei medici. Paolo. Sì.
Sì, dunque sono le 18.09, ovviamente in diretta dalla prefettura di Teramo. Non dovrebbe mancare molto, Alfredo, al termine di questa riunione. Noi ovviamente siamo qui, grazie anche a Roberto Pulimanti, c'è anche la collega Ania Cantagalli che ci sta dando una grossa mano. Dunque attendiamo la fine di questa riunione presieduta dal prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, dal sindaco del capoluogo Gianguido D'Alberto e dal direttore generale facente funzione della ASL Teramana Maurizio Di Giosia, proprio il termine di questo incontro, di questa riunione, per capire, per sapere quali sono stati i provvedimenti che sono stati decisi, quali i provvedimenti adottati, soprattutto per quanto concerne in questo caso l'apertura, la conferma dell'apertura e il regolare svolgimento delle elezioni domani nelle scuole della provincia di Teramo. Poi ovviamente con l'assessore regionale Veri parleremo, assessore alla sanità, parleremo anche proprio delle condizioni di questo cinquantenne della Bassa Brianza ricoverato all'ospedale di Teramo e anche di quello che potrà accadere nelle prossime ore, perché si era parlato questa mattina, si era sparsa la voce, la notizia di un imminente si è bloccato, che poi è stata seccamente smentita dalla ASL di Teramo. Paolo, se notizia poi che è stata smentita. Il collegamento audio-video era saltato per un attimo, fortunatamente adesso è tornato. Ti do soprattutto ai nostri telespettatori un altro aggiornamento rispetto alla notizia che abbiamo dato in precedenza, cioè i ricercatori che sono riusciti ad isolare il ceppo italiano, l'Istituto Sacco. Abbiamo isolato il virus di 4 pazienti di Codogno, ha continuato a spiegare il professor Galli, aggiungendo che sono riusciti ad isolare virus autoctoni molto simili tra loro, ma con delle differenze legate allo sviluppo di ogni singolo che avviene in ogni singolo paziente. Si tratta di una scoperta che consentirà ai ricercatori di seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos'è successo. Tra l'altro, un altro lancio di agenzia ci informava che si sta lavorando anche ad un progetto di vaccino in Italia. Ecco qui l'abbiamo trovato, il tech di agenzia, un progetto italiano per un vaccino contro il coronavirus, quasi pronto, dicono, per l'inizio della sperimentazione, prima sugli animali e poi sull'uomo. Certo, il vaccino sarebbe una gran bella notizia e riuscirebbe, insomma, a tamponare sicuramente meglio la situazione. Siamo ancora in attesa, Paolo, che termini questa riunione. Abbiamo ascoltato stamattina, lo ricordiamo a beneficio di chi non ci ha seguito, il manager dell'ASL facente funzione, il manager dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, che ci aveva spiegato come in queste ore si stia anche cercando di tracciare tutti i movimenti fatti da questa famiglia Brianzola, arrivata in Abruzzo venerdì scorso, per così effettuare uno screening a più ampio raggio ed accertarsi che non ci siano contagi. Ricordo altresì che i pazienti asintomatici, secondo quello che scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non sono fortemente contagiosi, non si hanno perlomeno risultanze che il contagio avvenga nel momento in cui non compaiono i sintomi della malattia. Dunque anche questo è importante, far capire alle persone che si ha una possibilità di contagio soltanto stando a contatto con persone che presentano i sintomi del coronavirus, sostanzialmente molto simili a quelli dell'influenza stagionale, con febbre, dolori articolari, difficoltà respiratorie. A tal proposito, prima di tornare da Paolo, chiedo alla regia cortesemente di poter vedere il decalogo che è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, 10 comportamenti da seguire per cercare di limitare la diffusione del coronavirus: lavarsi spesso le mani almeno per 20 secondi, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccare occhi, naso e bocca con le mani, coprire la bocca e il naso se si effettuano starnuti o colpi di tosse, non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro oppure di alcol, usare la mascherina solo se
e questo è importantissimo, sospettati di essere malati, oppure se si assistono persone malate, i prodotti made in Cina e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. In caso di dubbio, contattare il 112, come vi dicevo, non recarsi direttamente al pronto soccorso, e infine gli animali da compagnia che non diffondono il coronavirus. Questo è il decalogo molto importante, soprattutto nella parte relativa alle mascherine, che ormai sono diventati degli oggetti introvabili in tutta la nazione. Anche noi questa mattina abbiamo fatto un giro per cercare le mascherine che sono irreperibili nelle farmacie lombarde, dove insomma c'è il focolaio maggiore e corsa alle mascherine, non per fortuna ai farmaci che restano a disposizione. Paolo, vedo un po' di movimento dietro di te. Prima ho visto qualcuno dei carabinieri andare via, forse il comandante, se non vado errato, Paolo. Sì, però proprio il comandante dell'arma ci diceva che bisognerà attendere ancora per la fine della riunione, proprio in questi minuti, e io ringrazio Ania Cantagalli per il prezioso supporto. Sta parlando il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Mi diceva la collega Ania Cantagalli che, almeno quello siamo riusciti a sapere, perché ovviamente l'ingresso nella sala è precluso ai giornalisti, le porte sono chiuse, blindate, non ci è permesso neanche avvicinarci. Sembra che il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, abbia chiesto alla regione di poter tenere chiuse le scuole fino a lunedì. Dunque questo è l'orientamento del sindaco di Roseto, tenere le scuole chiuse fino a lunedì, lunedì escluso probabilmente, dunque domani e sabato, anche se sabato molte scuole, soprattutto scuole medie superiori, sono chiuse. Mentre per quanto concerne la città di Atri, il primo cittadino avrebbe chiesto almeno per domani di confermare la chiusura delle scuole. Non si è parlato, non ci sono, diciamo, all'ordine del giorno chiusure di scuole negli altri comuni del Teramano. Questa è la notizia che è filtrata, che è riuscita a carpire la nostra Ania Cantagalli. Dunque il sindaco di Roseto ha chiesto che le scuole restino chiuse domani e sabato, e dunque riaprire lunedì, ovviamente, sempre che le cose dovessero restare così come sono. Paolo, allora mancano tre quarti d'ora all'edizione delle 19 del telegiornale, visto che insomma la riunione si protrae e forse impiegherà ancora un po' di tempo per terminare. Facciamo così, chiudiamo questa edizione straordinaria, ci rivediamo alle ore 19, anche qualche minuto prima, magari se abbiamo sentore. Perfetto. Che la riunione termini prima della partenza del nostro telegiornale, e dunque diamo appuntamento ai nostri telespettatori per l'edizione serale del TG6, in cui continueremo a seguire la situazione a Teramo e provincia per quanto riguarda il coronavirus. Grazie a Paolo Renzetti, grazie a Dania Cantagalli, grazie a Roberto Pulimanti. Ci vediamo più tardi per il TG6.